Bentrovati amici Riculturando, una puntata molto particolare quest'oggi perché mi trovo nella magnifica cornice delle colline moreniche per respirare un'aria molto particolare. Siamo nel Medioevo grazie alla edizione 2015 della Festa dell'Uva. Signor Sindaco, insomma, 42esima edizione di questa Festa dell'Uva, come sta andando? Vedo le vie di Monzamano gremite, insomma, un grande successo. Assolutamente, è appunto come dice lei la 42esima edizione, quindi un evento che sta diventando veramente il principale evento del comune di Monzamano. Tantissima gente, tantissimi espositori come ha già visto e soprattutto una manifestazione che celebra un settore dell'agricoltura vitivinicolo, che è uno che ancora riesce a difendersi nella crisi generale. Ma qual è il segreto secondo lei per il successo di questa manifestazione? Ma guardi, il segreto sono tanti, voglio dire, qui c'è un'organizzazione della Proloco a cui va tutto il nostro riconoscimento, che da anni, da decenni sta lavorando in modo egregio sotto ogni aspetto organizzativo. Poi c'è la rievocazione storica che attira, c'è l'esposizione dagli artisti di Monzamano, c'è un po' tutto, ecco. Guardare in avanti con ottimismo e positività. Assolutamente, certamente. Grazie mille allora e buona festa. Grazie, grazie. Avete visto creare dalle abili mani del signor Antonio questo capolavoro, quindi con questa scrittura molto particolare, molto antica, qua si respira la storia, allora questa è proprio arte, giusto signor Antonio? Direi di sì, insomma, questa ormai diciamo che i nostri ragazzi non apprezzano più queste cose, usano più internet, usano più sistemi moderni, che va bene, però è un'arte questa che non si dovrebbe perdere, ecco, è una bella cosa, scrivere bene è sempre un piacere vedere, insomma. E da dove nasce questa sua passione per la scrittura? Allora, ai miei tempi a scuola io ho fatto l'avviamento commerciale e in quell'epoca si facevano 3 ore alla settimana di calligrafia, avevo un'insegnante molto severa e questa, sì, mi ha fatto apprendere questa tecnica. Poi con gli anni la mia professione era quella di libraio, ho fatto il libraio per più di 40 anni in una importante libreria di Mestre, però la passione per la calligrafia mi è sempre rimasta, adesso che sono pensionato mi dedico a queste cose con molto piacere. E poi porta in giro quest'arte affinché tutti la possano osservare e magari insomma cercare qualche un altro che possa approcciarsi nuovamente, giusto? I ragazzini vengono e dicono guarda, guarda mamma, guarda, vieni a vedere questo signore, scrive come il computer. Allora complimenti e grazie mille per questo omaggio. Grazie anche a voi, grazie. Alla Festa dell'Uva cerchiamo di riportare, no, alla luce questi vecchi lavori, quindi adesso si sta lavorando al legno con il signor Luciano, giusto? Allora, questa comunque è una sua passione che la coltiva da tantissimi anni. Certo, senz'altro, da giovane. Però mi raccontava che a casa ha un tornio molto più moderno, invece qua abbiamo una riproduzione di un antico. Certo, perché certi lavori non si possono fare con questo tornio, ma bensì ci vuole un tornio più moderno. E com'è? È meglio il moderno o l'antico? A me piace l'antico. L'antico, come mai? Giustamente, perché più a portata di persona e mi piace, è un oggetto che l'ho quasi costruito io e mi piace. Lei proprio l'ha riportato alla luce, come riporta alla luce questi oggetti che crea con questo oggetto, giusto? Certo. Bene. È difficile lavorare il legno? Ci vuole un po' di manualità e conoscere il legno, perché ad ogni legno ci vuole un particolare modo di lavorarlo. Le attrezzature che siano affilate per bene e poi la passione. Passione e pazienza. Pazienza. Allora buon lavoro, la lascio terminare. Grazie. Grazie mille. E buona giornata. Grazie.
Facendo una rievocazione nel passato, giusto? Quindi parlando del Medioevo, la musica non può mancare. Ed è un piacere ritrovare anche quest'anno gli amici di Faber Teatro, in particolare Cinghio dei Corni, che però quest'anno lo vediamo da solo. Da solo, sì. Io credo che Cristina nei vari salti di tempo si è persa. L'ho persa in chissà quale epoca. E io veramente vorrei fare un appello. Cristina, torna. Ti prego, torna. Ha sbagliato secolo, secondo me. Sì, ha sbagliato secolo. Ben trovata, Agnese, come stai? Molto bene, grazie. È un piacere trovare Cinghio dei Corni. Non ricordiamo il discorso dei corni perché l'anno scorso scivolone. Parliamo di musica, allora. Musica, sì. Per fortuna qui la musica non manca mai. E un po' frittellando, un po' passeggiando piano piano per i borghi di Monzambano, siamo ancora qui a suonarne tante e a suonarne di belle. E che cosa ci proponi oggi, allora? Oggi vi propongo una rivisitazione di un testo di Giacomino da Verona, 1400. Una cosa un po' infernale, un po' fatta di diavoli che incitano alla piazza, alla festa indiavolata. Molto medievale, allora. Molto medievale, molto medievale, molto da peccatori, molto. Lo fuoco è tanto grande, la fiamma e la calura, che non si può contar né leggere scrittura. Solo luce nel buio, tale è la sua natura. No fuoco puzzolente, pieno d'ogni sozzura. E come dentro l'acqua ce nuotano li pesci, così fanno in quel fuoco li vermi maledetti. E agli peccatori che son lì dentro messi, maniano che bocche, li cosse e li garretti. Li gridano li diavoli come una sola testa, attizza il fuoco, brucia bastone ammazza. Lo miser peccatore che attende a cota al festa, non puote più scampare da sta cocente piazza. E tu attizza il fuoco e un altro corre intorno, per dare al peccatore tormento notte e giorno. Dolente quel dannato che volo uscir dal gioco, no diavolo lo afferra gridando al fuoco. Grazie mille. Giorgio Gaino, detto Zorzo, giusto? È il presidente di un'associazione che ha un nome molto particolare, che glielo faccio dire a lei perché io sono in difficoltà, e si trattano di arcieri, giusto? Arcieri e tutto quello che riguarda le arti marziali medievali. La compagnia si chiama Compagnia d'Arme et Caccia de Squarciacoie, termine veneto che sta a significare squarciatori, squarciacuoio, dovuto al fatto che quando entriamo in battaglia siamo sempre in prima linea e da qua squarciamo le corazze che erano fatte in cuoio degli avversari. A Montagnana c'è ancora, tuttora, visto che la mura è ancora integra, una torre chiamata Squarciacoie dove c'erano tutti i pellicciai, cioè, quindi arrivavano le carcasse degli animali e gli squarciacoie aprivano gli animali, squarciavano il cuoio, tiravano via le pelli e andavano alla concia. E oggi a Monzambano qua proponete appunto l'antica arte dell'arceria. Sì, arceria, balestreria, se ci fossero i requisiti di sicurezza faremo anche fromboleria e ogni tanto facciamo anche qualche dimostrazione di combattimento, di schermistico o con altre armi, tipo, anche se non sono considerate armi, con i bastoni, che è sempre stato il primo inizio alla carriera guerresca. Quindi arco medievale mi sembra di vedere, giusto? Quindi siamo proprio in tema storico. La difficoltà di quest'arma? Allora, si tratta di un pezzo di legno, molte volte rinforzato in osso, con anche tendine all'esterno del corpo dell'arco, e non ha nessun tipo di appoggio per quel che riguarda la freccia, contrariamente agli archi moderni che sono scavati in modo da poter appoggiare e avere la freccia centralmente, le nostre sono disassate rispetto al centro dell'arco. Non ha il punto di incocco, cioè la corda, oltre che essere in fibra naturale, lino, non ha un punto dove appoggiare la freccia, ma devi andare più o meno a occhio, poi si deve tirare e lasciare andare. La bravura è colpire. Anche se il tiro da battaglia non è così preciso come quello che vediamo qua, ma tirando in batteria si tira nel mucchio.
Quindi insomma tanta esperienza e soprattutto tanta passione. Quella ti fa affrontare, magari anche vestito più pesantemente di così, il caldo torrido tipo oggi. Indubbiamente ci vuole una forte dose, non una discreta, una forte dose di passione, perché a volte sono giornate veramente... A fine agosto eravamo a Mantova e veramente lì si crepava più di caldo che non per quello che facevamo noi. Bene, allora complimenti. Grazie. Passeggiando per questo meraviglioso borgo medievale, abbiamo sentito dei profumini molto singolari, quindi ci siamo appropinquati a questo meraviglioso cancello. E chi abita qui? Ma Enrico Baroni! E oggi appunto per i suoi amici, lo ricordiamo, propone delle prelibatezze comunque in stile medievale, giusto? Allora un piacere ritrovarti anche oggi qua a Monzambano. Sicuramente il piacere è anche mio. Voglio dire che in questo momento stiamo lavorando per noi, cioè stiamo facendo festa e quello che si vede sul tavolo praticamente stasera ce lo consumiamo con gli amici. Un po' di pausa che ci sta, giusto? Allora che cosa vediamo qua? Io sono, come si dice, il solito appassionato di particolarità. Qui abbiamo un maialino, diciamo così, che viene chiamato il lattonzolo perché è un maialino che non ha ancora cominciato a mangiare, diciamo così, i grani e roba del genere. In parte c'è una sella sempre di maiale, che sono le braccioline, che poi verranno tagliate, anche loro servite con le patatine, faranno una buona cena. Per quanto riguarda poi, diciamo così, anche qui in quest'angolo, vediamo un salame che facciamo solo per noi nelle grandi occasioni. Voglio dire, non è che vendiamo altra cosa, però ogni particolarità, diciamo così, è una chicca, nel senso, siccome sono un vecchio macellaio, qualche salame lo faccio in maniera proprio legata alla storia e tradizione. Ecco, allora in parte a noi c'è una signora che sventola, Loriana, che è la moglie del nostro amico Enrico Baroni, che adesso ci accompagni perché c'è una parentesi appunto di questa festa dell'uva dedicata all'arte, giusto? Sempre come tutti gli anni, adesso ci avvieremo insieme, vi accompagno in questa immersione di... arte, diciamo, arte, ma non solo quest'anno, non solo, quindi troverete qualche piccola sorpresina adatta anche ai più piccoli e adatta un po' a tutti, perché adesso è diventata un po' una moda, diciamo, tra virgolette, questa. Non ve la svelo adesso. Io sono curiosa, allora saluto Enrico, grazie mille per essere stato qua con noi. Grazie, voi siete sempre gentili. Io praticamente la prossima volta mi nascondo, ma voi mi scovate. Ma dove c'è il profumo, ragazzi, Culturando arriva. Questo è un piacere. Allora Loriana, mi accompagni? Certamente sì. Grazie mille. Andiamo? Ciao Enrico e buon appetito per questa sera. E dunque ci siamo immersi nell'arte per questa sesta edizione di Immaginarti, questa mostra dedicata agli artisti monzambanesi, e la particolarità, Loriana, ci accennavi, sono queste collezioni che troviamo alla nostra sinistra. Certamente, quest'anno abbiamo voluto introdurre un po' per allargare quella che è la platea delle persone che si dedicano comunque a una passione, come può essere la passione per il dipingere, e può essere una passione per il collezionare oggetti o cose anche più svariate. E abbiamo appunto introdotto questa cosa che è risultata essere gradita, diciamo, anche dal pubblico, perché anche rivolta a un pubblico più giovane, più anche i bambini si appassionano. Vediamo che siamo in questa location nuova e ci sono delle vetrate che possono appunto mettere in mostra ancora meglio questi oggetti, queste cose, quindi tantissime persone che si fermano anche fuori a guardare, a curiosare, insomma questo è interessante. Poi magari entrano perché sono interessati a una cosa piuttosto che a un'altra. E comunque resta di base il discorso degli autori di dipinti monzambanesi, diciamo, che questo diciamo, è nata così, questa manifestazione, però appunto ogni anno noi cerchiamo di evolvere oppure di modificare, di introdurre qualcosa piuttosto che un'altra, insomma così.
Perché comunque c'è tanto lavoro e anche tanto team qua, ne vediamo uno, giusto, ma non siete solamente voi. Non siamo solo noi, c'è dietro le quinte, come si suol dire, c'è sempre qualcun altro che ci dà comunque una mano, della quale abbiamo proprio bisogno anche per quel che riguarda il lavoro fisico vero e proprio, quindi ci sono spostamenti oppure cose. Un anno, non so se l'anno scorso o l'altro anno, siamo andati a prelevare un quadro, abbiamo utilizzato un camion perché era talmente grande che dovevamo trasportarlo con un mezzo di trasporto abbastanza grosso, ecco, per dire. E abbiamo anche qui l'autore che adesso sta girando di questo paesaggio monzambanese, sempre un paesaggio bellissimo, e così è. Io ti ringrazio e noi ci vediamo sempre l'anno prossimo per la 7ª edizione con altre novità. Certo, perché durante l'anno ogni volta che mi viene in mente una cosa, uno spunto, un qualcosa, lo annoto, oppure ci sono anche i visitatori o gli autori che così mi anticipano, si potrebbe fare, benissimo. Ben venga allora, grazie mille, e allora grazie. Buona mostra e buona festa. Grazie a voi tutti. Grazie mille. Prego.